Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale e bentornati nel canale del vostro amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi ritorniamo a parlare di nuovo del nostro portafoglio insieme, abbiamo i risultati della votazione sulle aziende del Nasdaq, vediamo quali sono state inserite nel portafoglio e in più oggi andiamo anche a scegliere quelle aziende di piccola capitalizzazione, quelle che fanno parte del Russell americano. Ricordo che tutto quello che abbiamo scelto fino ad ora e anche oggi sarà relativamente al mercato americano. Poi negli ultimi video andiamo anche a scegliere delle aziende del mercato europeo, questo perché ovviamente vogliamo anche dare una diversificazione geografica al portafoglio. Per cui andiamo a vedere come è andato il nostro sondaggio su Telegram, andiamo a fare gli investimenti sulla piattaforma eToro, che vi ricordo è la piattaforma sulla quale stiamo realizzando questo portafoglio. Ovviamente se volete iscrivervi a eToro vi lascio il link qui sotto in descrizione, che è un link affiliato dove io divento miliardario e per cui andrò a girare con la Tesla. Ti piacerebbe? Va bene, allora come è andato a finire questo nostro sondaggio? Vediamo subito. Ed ecco qui le 10 aziende fra le quali dovevate scegliere, ne avete scelto 3 che, come si può vedere, sono più o meno quelle che un po' tutti immaginavamo. In realtà io, per come era andato il mercato in quest'ultimo periodo, mi aspettavo che effettivamente Apple ce la facesse, ma alla fine c'è riuscita Facebook con più della metà delle preferenze, 51%. Poi abbiamo Intel, che non avevo dubbi sarebbe stata scelta, con un 48%, e infine Amazon con il 37%. Prima cosa che andiamo a fare adesso quindi è andare a fare gli investimenti in queste aziende, in queste 3 aziende sulla piattaforma eToro, e poi andiamo a vedere le 10 aziende del Russell che fra le quali dovete scegliere poi voi le 3 che andranno a finire nel portafoglio che facciamo insieme. Prima di tutto andiamo a vedere come vanno le aziende che abbiamo già scelto. Vediamo che a parte Microsoft, che ci sta dando un più 14,36%, i REITs la stanno facendo la padrona, con Stagg Industrial che sta dando un 9,15%, Medical Property Trust che ci sta dando un 9,14%, Realty Income quasi un 8%, 7,6%, e poi ritroviamo la seconda delle mega cap, Google, con la classe A, 6,34%, e poi Procter & Gamble con 3,82%. Invece Johnson & Johnson sta più o meno sempre ballando intorno a quel prezzo, oscilla sempre intorno a quei valori, comunque ci sta dando un meno 2,72%, meno 1,98% per American Express, mentre Omega Healthcare, l'altro hit che abbiamo scelto per questo portafoglio, sta dando quasi un meno 4% di rendimento. In questo momento particolare il portafoglio ci sta dando un profitto di $4,181, per cui andiamo a fare subito gli investimenti, questi 10.000 euro per Facebook, Amazon e anche per Intel. E qui selezioniamo Intel, investiamo, vediamo il take profit come sempre perché noi siamo investitori di lungo termine e mettiamo questi $10,000. Poi andiamo a mettere anche l'ordine per Facebook. Adesso, come sappiamo, si chiama Meta Platform. E qui i nostri 10.000 milioni di dollari. E infine andiamo anche su Amazon. E siamo. Anche qui niente take profit. Anche qui 10.000, andiamo a piazzare l'ordine. E qui negli ordini adesso ci dovrebbero essere tutti e 3. In realtà quello di Intel non l'ha preso, a mercato chiuso molto probabilmente Intel non si può inserire, riproviamo, altrimenti lo inserisco io tra un paio d'orette quando apre il mercato. Niente, solo durante gli orari di mercato. Va bene, che facciamo? Ce ne faremo una ragione. Adesso andiamo a parlare delle 10 aziende invece fra le quali scegliere le 3 a piccola capitalizzazione, e partiamo con un'azienda che ha un certo storico. In realtà si chiama Genworth Financial e, come dice il nome, è un'azienda che si occupa di assicurazioni soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma anche a livello internazionale. Opera attraverso dei diversi segmenti che sono 4: US Mortgage Insurance, per cui sono delle assicurazioni sui mutui; Australia Mortgage Insurance, per cui assicurazioni sui mutui in Australia; e poi anche US.
Questi quattro segmenti appunto vanno a comporre quello che sono i prodotti che questa azienda va a fornire a tutti quanti gli operatori del mercato. È un'azienda che è stata fondata nel 1871 e ha sede a Richmond in Virginia. In questo momento la propria valutazione è sottovalutata, secondo appunto Simply Wall Street, del 20%. Essendo aziende di piccola capitalizzazione, anche se hanno un dividendo, secondo me, possiamo anche andare a guardare, infatti non c'è, ma non ha senso guardarle in questo contesto, proprio perché sono aziende per le quali ci si aspetta di andare a fare dei grossi profitti e non certo andare a marcarci sopra per un flusso di cassa, di dividendi. Un'azienda però che mi piace per quanto riguarda i suoi rendimenti in quest'ultimo periodo, ha dato dei rendimenti molto negativi nell'arco di 5 anni. Questo è uno dei motivi per cui sto scendendo determinate aziende. Dai massimi della quotazione che è stata nel 2004, l'azienda ha avuto un calo, però in questo momento storico particolare l'azienda, come si può vedere, sta avendo un flusso di crescita del proprio prezzo nel mercato azionario, che potrebbe essere un'ottima occasione per entrarci. La seconda azienda è Akugen, anche questa quotata al Nasdaq. Cosa fa l'azienda? È una biopharmaceutical company, un'azienda biofarmaceutica che va a focalizzarsi sullo sviluppo di una terapia di geni per curare la cecità delle persone, perché tutte quelle malattie che vanno a portare la cecità. Hanno un prodotto che include anche l'Oco 400, che è un gene appunto di tipo terapeutico che va a fare un restoring, va a ricreare la retina e le sue integrità, appunto creando una funzionalità nuova attraverso una specie di ricreazione dei flussi genetici all'interno della cornea e della retina, scusate. Quindi un'azienda che ha una fortissima prospettiva di crescita, perché appunto il solo fatto di poter far ritornare la vista a persone che a causa di una malattia o di un incidente hanno perso la propria capacità di vedere sia da un occhio ma anche da tutte e due, può avere appunto nel lungo periodo un'ottima prospettiva di crescita. Per quanto riguarda la sua valutazione, in questo momento è fortemente sopravvalutata, appunto è un'azienda che sconta tantissimo quello che è il mercato, e lo vediamo anche da quello che sono state le i rendimenti dell'azienda, che da quando è stata quotata nel 2019, nel quale valeva solo $1.87, ha avuto dei picchi che l'hanno portata fino a quasi a $16. Però secondo me è un mercato che potrebbe avere una forte espansione, una forte probabilità di crescere ancora di più, proprio per quello che va a fornire dal punto di vista delle soluzioni per combattere la cecità provocata appunto dai problemi della retina. Azienda da tenere sott'occhio, anche se in questo momento non venisse aggiunta ma è sopravvalutata, potrebbe essere un'azienda da tenere sott'occhio per il futuro. Terza azienda si chiama SM Energy. A proposito, non ho detto le market cap, essendo piccole forse vale la pena andare a menzionarle. Per quanto riguarda Genworth Financial abbiamo 2 miliardi e 100 di dollari, Okugen ha una market cap di 1.4 miliardi di dollari, SM Energy, che è questa, ha 4 miliardi di dollari. L'azienda si occupa appunto di essere un'azienda indipendente dal punto di vista dell'energetico, e quindi va a fare acquisizioni, esplorazioni, sviluppo e produzione di petrolio, gas naturale e gas naturale liquidi, per cui i GPL, nello stato del Texas. Nel 2020 aveva quasi prodotto 405 milioni di barili di petrolio, aveva estratto. Azienda che, per quanto riguarda la sua valutazione, secondo Simply Wall Street è fortemente sottovalutata. Per quanto riguarda quelli che sono stati i propri rendimenti, come si può vedere ha avuto una forte volatilità da quando è stata quotata nel 1993, però è ritornata a causa della crisi pandemica a dei livelli molto bassi, che secondo me permettono comunque di fare una forte crescita. Ha avuto dei picchi storici intorno agli $80, quasi $90, in questo momento si trova a 32, che è un terzo del valore che aveva. Per quanto riguarda i rendimenti, come si può vedere nell'ultimo anno ha dato quasi un 611%, ha un piccolo dividendo che come sempre non andiamo a guardare perché non ci interessa, ha secondo me ancora prospettive di crescita, soprattutto per il fatto che il petrolio in questo momento è parecchio ballerino. Poi andiamo a parlare di Marathon Digital Holdings, un'azienda che capitalizza 5,4 miliardi di dollari al momento della registrazione di questo video, e si occupa appunto di operare come un'azienda di asset digitali tecnologici,
soprattutto dal punto di vista del mining delle criptovalute, con un focus nella blockchain come ecosistema e nella generazione di asset digitali negli Stati Uniti d'America. Azienda che ovviamente non ha, cioè non ha neanche senso dirlo, in questo periodo storico particolare ha delle forti prospettive. La regolamentazione ossessiva che pensavo potesse accadere, adesso sono dubbioso che possa accadere, perché è stato un po' riconosciuto a livello quasi internazionale che questi asset vanno regolamentati e non bloccati, per cui ci potrebbe essere una forte prospettiva di andare appunto a creare diciamo un flusso di crescita importante. Attualmente, secondo SimpleWallSit, è fortemente sottovalutata. Sinceramente un 77%, io con SimpleWallSit sapete che non è che mi fidi tanto. Ha una, diciamo, ha praticamente solo asset, non ha nessuna tipologia di debito, e è stata quotata, appunto, è stata fondata nel 2010, ma si è andata a cambiare come azienda con questo nuovo nome appunto nel 2021, per cui non abbiamo uno storico del prezzo. Però se andiamo a guardare i rendimenti totale da quando è stata quotata, ci andiamo a trovare che negli ultimi 3 anni ci ha dato un 1915%, negli ultimi 5 un 87%, perché c'è stato appunto un calo dovuto alle tante problematiche che conosciamo tutti. Come rendimento massimo dall'anno della sua quotazione, che è stato nel 2012, ha avuto un crollo storico, mentre adesso, secondo me, col mercato delle criptovalute che comincia a crescere, potrebbe essere un'ottima prospettiva di investimento per il futuro, magari riportandola, non dico ai massimi storici di $234, però anche portarla a metà, intorno ai 140, potrebbe essere un ottimo rendimento se partiamo da un prezzo che attualmente è intorno ai $55. Altra azienda, ACM Research, 1.7 miliardi di dollari di capitalizzazione. Azienda che, andiamo a guardare subito il prezzo, come è andato ad evolversi, è stata fondata nel 2017. Diciamo ha ostentato dei prezzi piuttosto bassi per poi avere questa crescita che sembra continuare tantissimo. Se andiamo a guardare i rendimenti appunto da quando è stata quotata, ci andiamo a trovare un 707% di rendimento già diciamo reso ai propri investitori. Di cosa va a occuparsi questa azienda? Va a creare appunto tutto quello che sono quelli che chiamano wafer, per cui la piastrina dove vanno a essere creati poi i chip per l'integrazione dei chip a livello mondiale. Offre anche degli spazi alternati di tecnologia, soprattutto per, appunto come dicevo prima, per i wafer surfaces, per cui per le piastrine, adesso, circuiti stampati credo che si chiamino, per cui ha una tipologia di dedizione particolare sul mondo dei chip, ma particolarmente specializzata non al chip di per sé, ma una particolare tecnologia relativa al chip, per cui è molto specializzata come azienda. E va a vendere i propri prodotti come Ultra C, il suo brand name è Ultra C, sia attraverso la vendita diretta ma anche attraverso dei rappresentanti terze parti. Va a commercializzare questi wafer per la produzione appunto di tecnologia. È stata fondata nel 1998, però per quanto vedo qui è stata quotata solo nel 2018, per cui l'azienda che è esplosa praticamente dal 2017 in poi. Poi abbiamo Turtle Beach, azienda che capitalizza neanche mezzo milione di dollari. Cosa fa l'azienda? Produce tecnologie per l'audio, sviluppa, commercializza e va anche a generare dei prodotti per il gaming, soprattutto headset, per cui cuffie con microfono, per varie piattaforme, includendo anche videogame e console di entertainment, quindi varie Xbox, PlayStation e così via, sotto appunto il brand di Turtle Beach. L'azienda offre anche mouse, tastiere che sono fatte appositamente per il gaming, sia per il computer normale, per cui quelli che usiamo tutti i giorni, sotto il marchio Rockat, ma anche, come dicevo prima, per quanto riguarda le console. Se andiamo a vedere i suoi rendimenti in questo periodo, negli ultimi 5 anni è dato più 402%, vediamo che non ha il dividendo, e per quanto riguarda l'evoluzione del prezzo, dall'anno della sua quotazione, che è stato nel 2014, ha avuto un crollo importantissimo, per poi adesso a tornare di nuovo dei minimi durante la pandemia, e sta avendo una crescita, diciamo, anche in questo caso piuttosto interessante. Andiamo a vedere poi IDT, market cap di 1.6 miliardi di dollari. Di cosa si occupa? Si occupa di comunicazioni e pagamenti per industria negli Stati Uniti d'America e anche internazionalmente, per cui attraverso tre segmenti: fintech, net to phone
che sono questo UCAS, Unified Communication Express Service, e poi anche attraverso delle telecomunicazioni tradizionali. Appunto, l'azienda con questi segmenti va a operare nei due, appunto, settori dei pagamenti industriali e nelle comunicazioni. Azienda che, per quanto riguarda i rendimenti, ha dato un 180% negli ultimi, un 263% inclusi i dividendi negli ultimi 5 anni, un 180% escluso dividendo. È un'azienda che ha avuto un'evoluzione del prezzo nel 2021 particolarmente in crescita, come si può vedere anche da qui, ma che è stata quotata nel 2001. È stata fondata invece molto prima, come si può vedere anche qui, nel 1990, azienda che potrebbe avere anche il suo dire in quest'ultimo periodo. Poi parliamo di Sportsman Warehousing Holdings, azienda che capitalizza 757 milioni di dollari, che ha avuto, diciamo, una evoluzione del prezzo molto particolare, quotata nel 2014, poi ha un po' rateralizzato per un po' durante questo, dal 2017 fino al 2019, per poi esplodere nel 2020 dopo la pandemia e stabilizzarsi intorno a questa forchetta di prezzo ormai praticamente da un annetto, quasi un annetto. Di cosa si occupa l'azienda? Insieme alle sue sussidiarie opera in tutto quello che è l'outdoor sporting goods retailer negli Stati Uniti d'America, per cui offre prodotti da campeggio, zaini a spalla essenziali per il campeggio, canoe, kayak, prodotti per cucinare diciamo in campeggio, sacchi a pelo, tende, tutti quell'attrezzatura appunto per lo sport estremo relativo appunto al campeggiamento e per lo sport che è all'esterno. Anche offre prodotti per la caccia, prodotti da, diciamo, da sparo come pistole, munizioni, archi e tutti i prodotti da arcieri, come cavolo si dice? Da arcieri comunque. E tutto quello, anche quei prodotti accessori per sparare, come ad esempio gli oculari, le ottiche, le elettroniche, tutto insomma quello che è anche il GPS, coltelli, insomma un po' di tutto. Azienda che ha un business molto particolare perché è specializzata sì nel campo dello sport, ma una particolare tipologia, come un po' possono essere prodotti che si trovano al Decathlon, ma in questo caso sono molto specializzati e sono a marchio. È un'azienda per cui è stata fondata nel 1986 e che ha avuto dei rendimenti molto particolari, nei 5 anni solo un 90%, che male non è, ma comunque negli ultimi 3 anni ha dato un 2,67%. Non fornisce dividendi, come si può vedere, e il suo prezzo, appunto, come dicevo prima, si è andato un po' a stratificare su questo livello, intorno a 17 dollari, per cui potrebbe essere un ottimo punto. Penultima azienda, Growth Generation, che si occupa di vendere prodotti per il gardening, per cui per la coltivazione, per il giardinaggio idrofonico, per cui fa sia del marketing e distribuzione per le orticolture, per il biologico, luci idrofoniche, include anche la produzione di lampade per appunto le coltivazioni, tutto quello che anche gli accessori come le varie ventole, filtri, umidificatori, deumidificatori, timers, pompe per acqua, e accessori per l'irrigazione e anche dei prodotti a mano, per cui prodotti appunto per il giardinaggio di tipo idrofonico. È un'azienda fondata nel 2008 che in questo momento anche risulta sottovalutata, non so se ho detto la market cap, 1.1 miliardi di dollari, un prezzo che è andato, diciamo, è stato bassissimo per moltissimi anni, poi ha avuto un'esplosione dopo la pandemia per adesso riscendere. Ovviamente, come ripeto sempre, tutte queste aziende che vado a proporre non hanno avuto uno studio approfondito sui vari bilanci. Quello che ci interessa qui è capire se sono aziende che possono crescere in base alla loro, diciamo, al loro mercato di riferimento. Per quanto riguarda i rendimenti, è un'azienda, come si può vedere, che ha dato pochissimo di rendimento nell'ultimo anno. Ma se si fa guardare il lungo periodo, un 559%, quasi un 100%, anzi più un 110% analizzato su 5 anni, che male alla pancia non fa. Infine, l'ultima azienda non è un'azienda, perché ho pensato, ma magari si potrebbe diversificare un po' di più e andare su un ETF, l'IWM, che è presente anche sui Toro, l'iShare Russell 2000 ETF, che appunto è stato lanciato nel 2000 da BlackRock, con il suo prodotto iShare, che sono i prodotti ETF,
che vanno a investire nel Russell 2000 le 2000 aziende a media e piccola capitalizzazione del mercato americano. Per cui in questo caso si va a fare un po' la valutazione del fondo, che senso non ne ha. Possiamo andare a vedere più che altro i rendimenti che hanno dato, che ha dato questo ETF nell'arco di 5 anni, inclusi dividendi, quasi un 89%, 88,5%, che mi sembra un ottimo rendimento relativamente a un ETF, ovviamente rispetto al mercato dove uno può fare stock picking ha reso molto di meno, però diciamo, come si può vedere anche qui, però diciamo che come si può vedere anche qui rispetto al portafoglio fatto di singole aziende, la volatilità del prezzo è molto ma molto più bassa, e quindi si vanno a sopperire tutte quelle problematiche relative al stock picking di aziende piccole e medie come capitalizzazione, che ovviamente non ci possono dare tutta quella stabilità come le mega cap in termini di variazione del prezzo. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. Ovviamente alla fine del video vado a lasciare anche il link del mio gruppo Telegram, che tra l'altro ti ricordo puoi iscriverti quando vuoi, dove vado a pubblicare ogni tanto notizie, sia su quello che vado a pubblicare io sul canale, su articoli, su diciamo anche le relative trimestrali e altri notizie e articoli che vado a trovare in giro per la rete, ma anche quando pubblico i miei video. E oltre a questo andrò a lasciare, appunto, come dicevo all'inizio, anche il link del sondaggio per scegliere le tre aziende che andranno a far parte del nostro portafoglio assieme. Bene, spero che queste aziende ti incuriosiscano, e nel caso, ovviamente, sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella per non perdere nessun video successivo, e lascia un bel pollice in su se il video è stato di tuo gradimento. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!